all'improvviso buongiorno! Viva l'Italia, viva la prima festa di maggio! Buon caffè a tutti! Salutiamo tutti gli italiani! Un abbraccio a tutti! Viva l'Italia, viva la festa di primo maggio! Un abbraccio a tutti! Salutiamo a tutti! Fratelli d'Italia, Italia celeste! Un abbraccio a tutti dalla Rada dello Zenzero, allegria e simpatia! Viva l'Italia! Italia unita, salutiamo a tutti gli italiani che vivono all'estero! Un abbraccio a tutti dalla Rada dello Zenzero! Un saluto a tutti! Un abbraccio a tutti dalla Rada dello Zenzero! Un abbraccio di cuore! Salutiamo a tutti! Un abbraccio a tutti. Allora, ho voluto aprire con l'inno dell'Italia, perché oggi è la festa dell'Italia, primo maggio. Un abbraccio di cuore veramente a tutti. Con questo inno, il Re dello Zenzero vi augura un buon caffè a tutti. E oggi mi raccomando di fare i bravi, divertitevi, un abbraccio di cuore a tutti, buon caffè a tutti, a tutta l'Italia, buon caffè, che bello che scorre, caffè siciliano, caffè italiano, caffè buono, caffè per tutti, un augurio a tutto e rinnovo un altro augurio e la rifondazione, un salutone a tutto il gruppo di Messenger del Re dello Zenzero. Un abbraccio a tutto il gruppo Zenzero e Limone sul profilo di Facebook. Pur sento che Facebook mi fa brutti scherzi ogni volta che mi fa incazzare e arrabbiare, però grazie anzi certe volte che mi faccia smettere e mi fa salutare a tutti gli amici. Io auguro una felicità a tutti, oggi un bellissimo divertimento. Una festa veramente, ciao Sergio, da Caltanissetta, Loredana, Simone Testi, salutiamo Massimo Baglione, salutiamo Angela Maria, Angelo e Daniela, salutiamo Bruno, Emanuele Porpora e Santo Porpora, Gaetano, Claudio Russo, che si ci dica, un momento che... Oggi c'è stato pure un aggiornamento su Facebook, non si capisce un po' niente, ora andiamo a abituare. Lina Balsamo. E mi raccomando, Roberto Carluccio, salutiamo tutta la famiglia Carluccio, salutiamo e buon prima di maggio. Calogero Lipani, Gaetano, Roberto, ciao, grazie, Giuseppe Barraco, ciao Giuseppe, Marco Passarella, Lupo Valentino, Michele, allora Clara Miraglia, ciao Pratizio, buon prima, ciao Clara, Maria Costaro, un abbraccio a tutti, Valentina, Marianna. Allora, mi raccomando, dal Re dello Zenzero, delle buone tisane, delle buone diete, il sottoscritto è sempre disponibile. Pur sento che ancora rispondo a tanti messaggi, io la mia dieta, quella personale mia, un sogno dottore, va, parliamo chiaro, quella mia, l'ho inocciata a tanti amici e sempre lo ripeto perché è nato il Re dello Zenzero picchiaio sta corona. La corona è nata, lo spiego, perché sono il Re dello Zenzero, dove ho dato la salute e oggi, ieri sera, ho voluto inocciare chi ha bisogno, veramente chi ha bisogno, se qualcuno... Tante patologie, io ricorro meno alle case farmaceutiche, vuol dire chiaro. Qui c'è un libro tralasciato di un grandissimo amico anziano che oggi non c'è più da circa 2 anni. Lui si curava e campa 90 anni, mai andato all'ospedale, mai, solo quando l'ha chiamato Gesù Cristo se n'è andato.
Lui si è curato sempre con queste erbe, perché tutte le medicine te ne sistemano una cosa e te ne sconzano un'altra. Allora, questi sono, è un libro che qui ti dice, se ha mal di testa cosa deve prendere, se ha mal di fegato ti dice so che tappagliare, insomma. E qui ho scoperto lo zenzero io. È un libro antico che me l'ha regalato un grandissimo amico mio, per oggi amico, padre, fratello, lo posso chiamare in qualsiasi cosa. Insomma, ci sono tutti i tipi di erbe in cui tu ti puoi curare e ti fanno bene. Va. Chi vuole delucidazione in quanto riguarda il merito, magari qui aveva pressione cauta, qui aveva altre patologie, però se ci sono patologie gravi, giustamente te chiedo al dottore cosa conta. Se sono patologie lieve, mal di testa, mal di schiena, mal di gestione per fare diete. Qui io vi posso dare una mano d'aiuto per tutte le cose, lo dovete comprare e le priorità delle cose. Vabbè, un mio discorso di farlo ora questa cosa, dopo ne parliamo al di là. Allora, io saluto, ciao Angelo Gagliano da Barrafranca, salutiamo tutta la Sicilia, tutta l'Italia, Laura Alfano. Un buongiorno a tutti, Emanuele Porpora. Infatti il 1º maggio non è il 25 aprile. Come no? Ma no, vabbè, come? Ho stessi, tante feste su tutta la. Però voglio salutare, vabbè, che se niente, signore. Cabezzalino, l'inno ci può stare. Salutiamo Antonello, dottor Giamma, Antonello da buongiorno. Ho voluto fare un saluto. Cocoso, Graziella Cacciato, ciao Vincenzo del Nord, niente, perché mi l'inno, l'inno è bello, l'Italia deve essere unita, pur sento che qualcuno la vuole spartuta, come si dice, io l'ho unita. Ok, io ora mi preparo, un abbraccio di cuore a tutti, dopo dico facciamo la pace, non facciamo la guerra. Marco Pringe. Ciao Marco, salutiamo Marco da Roma, Marco da Roma e Marco Prinzi, Prinzi Lunetta, Tina Scibetta, un abbraccio a tutti. Allora, voglio ricordare che oggi è la festa 1º di maggio, io in tenuta di sindaco, auguro a tutti veramente una felice 1º di maggio, di divertirsi, oggi è una giornata spettacolare. Ancora però è nesce, non so com'è. Mi hanno detto che è una giornata di sole e non di pioggia. Io tralascio e voglio stuzzicarvi perché effettivamente non so cosa devo fare, ma devo andare più tardi a fare il mio viaggio dopo che io vengo, dopo me ne vado e stasera io sono qui pure a Villarosa. Allora, non so se avete capito, non so, so che cavolo stai dicendo, non so, mi confondo io pure. Ciao Giovanna! Ciao, buongiorno Giovanna! Allora, un momento. Ciao Gigi! Allora, io, insomma, calma, Patrizia, calma. Allora, purtroppo certe volte il discorso non viene completato perché magari uno deve salutare e magari mi sconcentro. Allora, io mi ho bevuto il caffè, a prescindere dal caffè. Vi ho voluto dare un bel saluto a tutti, dalla Sicilia, dall'Italia, a tutti. Prima di andare, aspetta che parlo un po' di italiano, prima di andare e tralasciare il mio viaggio dedicato ogni anno che farò sempre. In sostanza, io ogni anno, per diciamo prima di maggio, effettivamente io vado a farmi sempre il viaggio ad Aidone. Aidone è provincia di Enna, in cui io vado là e faccio il viaggio a San Filippo di Aidone. E ho un santo che magari si fanno dei viaggi di permissione. Io ogni anno ho promesso, dalla lunga data, da quando c'era ma mia mamma, ho fatto questo viaggio. Io vado là, vado a fare questo viaggio e magari c'è una benedizione di Gesù Cristo, perché dopo questi santi sono apostoli di Dio. E allora io farò questo viaggio, vado là, vado a mangiarmi pure un panino e dopo torno.
che dopo stasera sono pure invitato. E quello che voglio dire, che dopo non posso dire effettivamente, la cosa è di volersi bene. Certe volte uno non trova le parole adatte, abbinarsi, perché non è facile trasmettere su Facebook, non è facile. Però salutare, ciao Antonino, salutare, fare un discorso. Ciao Gattaro, c'è il sole, ciao Anna Rita Filippone, Marco, Antonino, no, bravo per dire, fallo anche per me. Ok, allora, il discorso è uno. Il mese oggi è giorno 1 di maggio, augurandovi a tutti, una prima di maggio, a prescindere dalle parole che c'ho tante cose da dire, però effettivamente non trovo attualmente le parole da dire, perché non le so congiungere tra siciliano e italiano, a traduzione, però vi assicuro che mi faccio capire, pur sento che qualcuno magari mi dice che sono pazzo, sono di manicomio. Io accetto che sono di manicomio, sono pazzo, però inoltre allegria e simpatia e il massimo rispetto, pur sento che sono pazzo. Ma certuni, e sento che magari si sentono esperti e sono belli di facce, si fanno ora tutti questi surfing bellissimi, che ci sono delle modifiche che fanno su Facebook. Sono belle donne, bellissime. Ma attenzione, attenzione, non mi fidate di certe donne che hanno una risata spettacolare, una risata magari che vi illumina il pensiero, hanno gli occhi che vi colpiscono, magari sono bellissimi. Ma attenzione, attenzione, che quelli sono certe volte delle persone che magari che il mondo sconosce. Possono succedere che tutti parliamo bid, però una raccomandazione vi do, perché io su Facebook ne ho visto di tanti colori, perché ora Facebook mi mimetizza e ti fa vedere chi la persona, chi sei la persona. Sono certe volte delle diavole incorporate, ma a prescindere ci sono delle persone diavole che si fingono santi. Si vengono santi, ma attualmente dopo diventano diavole scatenate, che sono belle donne, belle uomini, bellissimi uomini, tutti catartaruca, tutta la cosa che è muscoli. Dopo alla fine vediamo che ci sono persone, perché su Facebook ci sono tanti ingannamenti, tante modifiche, però che tu frequenti le persone e sai chi sono, magari dopo dici effettivamente, severamente, quello che dice il re dello zenzero. Io non mi ho sbagliato mai, ma non mi ho sbagliato. E per questo certe volte mi bloccano, perché quando dico la verità in tanti punti di vista, qualcuno ci mangia il culo a bloccarmi e a segnalarmi, perché attualmente io posso solo trasmettere, non posso condividere le vede, perché sono bloccato fino al giorno 2 di marzo. Io vi dico oggi, prima di maggio, augurandovi a tutti una felice giornata, viva l'Italia, viva l'Italia. Un saluto all'italiana e a tutti gli italiani al mondo. L'unica cosa, vi dico, attenzione, attenzione, fate l'amore, non fate la guerra. Non fate, diciamo, che tutti. Dopo è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa. Ci sono, dica, gente pericolosa, pericolosa. Su Facebook ho scoperto persone che hanno, che io li cancello, li faccio, e sanno tutto sulla mia vita e cosa dico. Appena che dico una cavolata, magari che dico per il senso di buonsenso, come ascoltano tutte le dirette e mi vanno. Io pure quando parlo ora, io faccio la diretta, per me è finita. E chiedo quelle cose la faccio, un sogno premeditato, un sogno di cose premeditate. Magari qua la dico e dopo mi passa e faccio una chat diretta. Gente che magari se ne accorge, magari che se sbaglio di una virgola, mi attaccano e magari mi fanno quasi degli attentati. Magari qualcuno dice: ma ce l'ha con me, ma ce l'ha con me. Io ce l'ho con tutti, in senso del senso, io voglio un senso della vita di rispetto reciproco di persona a persona.
Se dopo io dico una favola, che dico una cosa, magari oggi mi sta venendo la voce, mi sta. Allora, poco fa non percepivo il discorso, ora percepisco il filo del discorso. Quando io effettivamente la morale, che faccio la morale e dico un discorso, sappiate una cosa, a già certe persone cui avevo carbone bagnato, che si risentono, arrivano dei messaggi in privato di altre persone e mi dicono, ma capiva con me, capiva con. No, io vaio con tutti. Dico che c'è un rispetto reciproco, se io ti rispetto, tu mi devi rispettare. In generale, come si è per me, per altre persone di qua e di là. Io dico una cosa, che Facebook finalmente ci ha fatto scoprire delle persone babbe, scemonete, spirte, premeditate. Ci ha fatto scoprire che magari c'è la malignità, qualcuno magari non lo sa, perché le persone ci devono convivere per sapere chi sono e chi non sono. Chi vede attualmente magari non le sai. Siccome Facebook è diventato una famiglia, che ormai siamo una famiglia, Facebook ha fatto una cosa, ha fatto quasi allontanare, perché si sa la verità, dopo, piano piano, quelle che ti stanno vicino, ma ti fa avvicinare quelle che ti stanno lontano. Ti ha fatto pure questo brutto scherzo. Ma lasciamo perdere questo. Ma effettivamente la vita è massimo rispetto. Oggi è la festa 1º maggio, è giusto. Però dico che c'è tanta malvagità personale, specialmente familiare pure, familiare, impressionante, familiare. Perché ho visto tante zizzanie, non fa parte di me, io ho qualche piccolo problema, ce l'ho pure io, va, però per magari questione di, magari quella mia è una cosa di piccolezza, magari la famiglia è numerosa, io lo dico chiaro, magari fai un piccolo pensiero a uno, magari all'altro o faccio un miglio, un regalo, magari è questione di regalo, magari. Io ora mi ho imparato che magari faccio tutto lo stesso un regalo, per evitare tante cose, perché essendo una famiglia grossa è giusto magari che tu farai, tu fai il regalo uguale per tutti, è giusto, però certi errori l'ho fatto pure io. Però, siccome ci sono persone magari che ti cercano, mi cercano più assai, e hanno che assai. Le persone che ti cercano meno, hanno meno, perché c'ho rispetto, sembra già Simo. Pure io, però ho visto malvagità di altre persone, di famiglie che magari tu non ti aspetti, magari c'è l'invidia e la gelosia. Addirittura si odiano la morte, questa è una cosa pericolosa, si odiano la morte. Allora, voglio dire effettivamente che al mondo tutti dovete morire, tutti dobbiamo morire. Pensate solo questo, cioè dobbiamo rispettarci, dobbiamo volerci bene, perché ci sono delle liti certe volte piccavolate di niente. Si sciariano figli e mamma, figli anziani, figli a chi sa, si sciariano senza una moto. Dopo dice, ma perché l'hanno sciariato? Non sanno nemmeno loro perché sono sciariato, sempre per l'invidia, per piccolezze. Io dico oggi, fate l'amore, fate la pace, non fate la guerra. Non fate la guerra. Allora, io voglio salutare veramente a tutti, Maurizio Nugara, Lilla Calasberna, Santo Santa. Io voglio salutare con tutto il cuore veramente. Allora, io non sono, ciao Giuseppe, Testa Camillo, Carmelo Avellino, Sergio, un abbraccio a Sergio, Lilla, allora, tu non sei. Allora, ciao, grazie Lilla, io non sono pazzo, grazie alla deve, no, per qualcuno sono pazzo. Santa Candora, allora, Santa Laura, allora, no, Bianno, allora, scusate. Allora, dico questa cosa, Salvatore Carrera, rispetto e misurato, Giuseppe. Dico una cosa, io effettivamente ho detto perché qualcuno, perché l'ho sentito con le mie orecchie, con le mie orecchie. Allora, io effettivamente, perché ho detto questa qua, no camanici io guardo tutte le dirette, gente che conosco fiducialmente, lo sapete che cosa è successo? Vedendo una diretta, che io vedo le dirette che mi piacciono, vedere pure le dirette degli altri, mi vedo la diretta e mi passo il tempo, fanno la diretta è giusto che io la guardo, di una diretta in sottofondo, che le parole si sentono come voi sentite a me, mentre che c'era la musica che si cantava, dicevano
che il sottoscritto, qualcuno rifaceva le riprese delle dirette, qualcuna, una femmina, ha detto all'altra che riprendeva, piano piano, tu sei pazzo e di manicomio, è stupido, è una cosa richiesta. Come il sottoscritto, il re dello zenzero, perché quella faceva la ripresa e dice tu sei maniaco, come sei pazzo, come chi tu, come il re dello zenzero. Insomma, io l'ho sentita questa cosa, dico ma l'ave con me. Ho fatto la registrazione, effettivamente l'aveva con me. Allora, io dico a questa persona, io sono pazzo, la verità, io non ne ho niente da mucciare, non ne ho niente veramente da mucciarmi. La mia vita quotidiana è sempre quella che vedete, la vita è l'allegria e la simpatia, qualcuno si disturba perché sono sempre allegro, è un po', diciamo, io quasi tutto e anzi molta solidarietà per tutti. Io dico a queste persone che io se sono pazzo, se sono scemo, è gente che conosco, che non me l'aspetto e purtroppo ci sono queste cose. Che io se sono pace, io effettivamente la mia vita è che sapete tutti, quella che io in nostra allegria e simpatia, o la più la cultura siciliana che ho tanti amici che ho e voglio salutare veramente. Sono poche, sono pidocchi arrivenuti queste persone che parlano così, perché te la fanno bene davanti, magari ti spallano da lì. Io dico a queste persone, effettivamente, di venire a dirle in faccia certe cose, ma non che ti fanno finta che ti vogliono bene e ti pugnalano alle spalle. Fanno finta, pure ci sono perché ti continuano bene già dall'inizio e fanno finta che ti hanno voluto bene. Che io sono pazzo e sogno scemunite per i fatti miei, a te che mi stai italiano, che hai un profilo sicuramente falso. Non te ne frega un cacchio di me, della mia vita privata. Vuol dire che ti brucia puntini puntini dalle cose che faccio io. E ancora la notizia bella, sai che è? Che sottoscritto oggi ha avuto una bella notizia veramente, una bellissima notizia, di tanti punti di vista. E tu, che magari sei invidioso, o invidiosa, te deve mangiare il fegato, cammi delle tue cose, della tua cosa, non mi interessa niente. Tutta questa premeditazione, tutta questa cosa che si fa finta di voler bene e magari ti colpiscono. Ma io, Facebook, fino a Capitene, sono qua. Perché ho visto gli attacchi che fate, gli attacchi che mi bloccate, mi facete, mi dite. Perché mi arriva la notifica che sono segnalato di tizio, sono segnalato perché ormai sono controllato. A me ne può fregare di meno di trasmettere. L'importante è che io so chi sono io e io so che cosa ho trasmesso io? Io ho trasmesso sempre la musica siciliana, mi piace divertirmi, mi piace girare, mi piace godermi la vita. Purtroppo, carissima e carissimo, voi magari effettivamente, non avete la vita tranquilla. Avete il diavolo incorporato. Gesù Cristo disse: quando tu meno te l'aspetti, che stai bene, verrà quello che diventerà un angelo per te, ma sarà il tuo diavolo, che ti colpirà, ti vuole uccidere, ma tu ti difenderai e lo schiaccerai come una formica, come fece l'arcangelo Gabriele che ha ammazzato la serpe. Tom. E allora io farò così, io sono l'arcangelo Gabriele. Metterò il piede sopra la testa a queste persone e gli scaccerò la testa fino a dire basta. Moralmente, perché io non faccio male nemmeno una mosca. Però con il pensiero ci pensa Gesù Cristo. Allora, vediamo che la cosa, magari qualcuno ha capito, e magari perché ci sono la rabbia mia che si costruiscono dei profili falsi e magari ti diframano e dei ingiatti, ci sono delle cose che tu non vorresti che avere. Io voglio un buongiorno, se Banadeca, ciao Patrizio, come stai? Non degli attacchi e numeri privati che mi fanno delle telefonate anonime di disturbarmi di qua e di là. A me pure succede.
Siccome ormai Facebook è diventato purtroppo così, un attimo. Allora, un attimo. Scusate, fece l'aggiornamento. Ha fatto l'aggiornamento. Allora, un attimo. No, cosa mi? Allora, un attimo. Fece l'aggiornamento. Oggi Facebook ha fatto l'aggiornamento, purtroppo non si capisce niente. Un attimo. Non si capisce niente, allora. Allora, non ne so qua. Non c'è niente, no, non l'hanno lovato niente. Allora, andiamo qua. Allora. Facebook oggi invece. Allora, non ne so qua. Allora, pensiero. Insomma, non troviamo solo le foto, non ne sei foto. Allora, Facebook oggi ha fatto degli aggiornamenti. Faccio puntate, mia donna. Aspetta, non possibile. Un attimo, scusate come. Allora, un attimo, allora. Che rompeste che stavo? No, non lavate, mia. Che rompeste, ma rompere che stavo? Boh, ma perché ne vengo un po' niente? Ma insomma, hai fatto un mese, mesi, Rocca? Non ci vorrei matrimonio? No, ma ci sono, ma i mesi lo vedo nella chitarra. No, su Facebook oggi fece l'aggiornamento, non si capisce più niente. Allora, pensare a parole, allora, amici, gruppi, allora, eventi, ricordi, altro, vediamo altro. Altro. Allora, caso, allora no. Foto, te, caso. Cai mocciaro. Caso, tutte le foto, dopo vai qua, vedi? Foto, allora, opzione foto, non c'è tutto che, poi io che c'è solo, vedi? Qua c'è tutti che c'è. Abbiamo trovato, scusate l'indifferenza, sempre succede come all'improvviso. Ok. Angela De Mauro, Valentino, allora, signora, ok, salutiamo, allora, no, è vero, dovremmo, insomma, Gaetano, l'abbiamo capito, è vero, pazzo, sogno io. Allora, sì, no, ma era, allora, salutiamo Pina Miceli, grazie Pina, salutiamo a tutti, allora, Enzo Russo, salutiamo Giovanni, mio nipote, salutiamo mia sorella Rosa, salutiamo le mie sorelle, mia fratella, Patrizia Gengo, salutiamo Giuseppina Di Bella, salutiamo Anna, salutiamo a tutti, Anna Maria Geraci, ciao, allora, Benedetto Oliviero La Valle, allora, non so se vi avete capito, effettivamente succede questo. Ormai Facebook talmente ha fatto un esame di coscienza che sta leggendo il DNA di tutte le persone. E si sa, le persone, chi sono? I gente buoni e gente tende. Io mi ritrovo dalle persone magari con cattiveria veramente impressionante, in cui mi aspettavo allegria, simpatia, baci e abbracci. Purtroppo o sarà l'invidia, o sarà che io magari mi vedono che magari mi vai a mangiare una pizza, me ne vedo che me ne vado a Catania, me ne vedo che mi piace girare, io la vita me la godo, qualcuno magari maietta, mi fa il picchio, magari che non vuole che le persone magari se la passano un po' meglio. E io ho creato dalla mia casa la cosa che magari non credo. Ho creato, messe questa cosa. Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, per mala lingua e per mala gente. L'ho messo qua, appesi, a uno, proprio per queste persone che purtroppo dice, no, tu non ci credi, siccome in Sicilia funziona il coso del malocchio e certe volte ti mettono un picchio e succedono per davvero. Eppure il ferro di cavallo, vedi? Questo è il ferro di cavallo che tu tocchi. Il ferro di cavallo
tutte le male, i male, la mala sorte sarà trasmessa e ritornata a chi ti odia, veramente. Il ferro da cavallo ha un significato, eppure qua c'è, cioè, pure qua. E' un senso che tutte le cose che magari l'hanno con te ci ritorna a loro. Ma io non auguro mai la morte a nessuno, non auguro il male. Se parlano male di me, oppure dico, che ritorna in se stesso. Va, parliamo di cazzo. Perché io effettivamente non parlo male di nessuno. Io dico massimo rispetto, massimo, diciamo, massima tranquillità e massimo divertimento per tutti. A prescindere casta, oggi veramente sono contento che è arrivata una bella notizia. Oh, minchi i chianchi, veramente, questi chianchi l'ho riempito, veramente mi è arrivata una bella notizia che non voglio innocciare perché qualcuno magari specula, qualcuno. Io dico che è arrivata una, il primo di maggio mi è arrivata una bella notizia, ma bella, bella, bella. E purtroppo qualcuno ci resterà male di quelle che magari che fanno finta che ti vogliono bene, magari ora qualcuno ci intesisce a ricchi, come ho scicarito, se fuori mettesse la canzone, avevo scicarito, bello e saporito, che bella voce viva. Pariva un grande lore, sciccareddo del lume cori, canta tu e comori mori. Purtroppo è quando ragliava faceva, purtroppo qualcuno deve fare lo scecco. L'ho fatto io dei filmati, ma certo ora lo farà in carne e ossa quelli che sono. E prescindere che sono pazzo, sono scemo, ma altri diventeranno asinelli, scecchi, caricchi lunghi e un naso come a Pinocchio, un naso come a Pinocchio, perché è sottoscritto in oltre allegria e simpatia, un oltre mai odio. Purtroppo si sono arricampati, si sono venuti dal mondo della celata, o signori che sta e la terra l'apparà, delle persone che magari vengono di qualsiasi punto di vista e hanno premeditano tutto questo filmato del programma della televisione che oggi ci dà la televisione dell'8 e 9. Ci sono quelle persone che oggi mettiamo esperienza, che ci sono delle persone, donne assassini, uomini assassini, uomini premeditati, donne premeditate, che mille modi per morire, insomma tutte queste cose. Siccome mi vedo spesso e ci sono delle persone che ti fingono, come disse poco fa, sono belle di faccia, belle che subite, ma dopo hanno veleno. La risata, che ti fa la risata, che ti rende dalla faccia, vuol dire che già il veleno a cuore. Uno non si deve innamorare della bella faccia, può essere brutto, mortente con il cuore l'ave buono, il cuore l'ave per tutti. Non vi dovete innamorare delle donne bellissime con gli occhi azzurri, quelle sono, ci sono quelle buone anche, per carità, ma attenzione, attenzione. Io ho avuto tante esperienze, ormai ho 50 anni, veramente ho 50 anni, ne dimostro 30, ma ne ho 50. Purtroppo, come si dice, me ne ho passato, grazie a Zenzero e Limone, grazie allo Zenzero e all'amore, mi accorcia 20 anni di vita, in senso che mi accorcia di 50 anni o 30. Beh, il senso dell'amore ti fa ringiovanire un po', a prescindere però dalla situazione. Allora, un po' dico, hai 50 anni, un altro 50 anni, un puzzo campare sicuramente chione, però mi godo la vita. E attenzione, attenzione, chi dica ne capita su Facebook, di tanti punti di vista, di speculazione, di infine, perché io ora ho visto, ne vedo di tante colori, siccome faccio dirette e magari sogno un pupiggio messo su Facebook e vedo tanti attacchi, magari che ci vanno saltuariamente, che vedono, non ci fanno caso, a me io ci faccio caso, siccome amo a dirette è questo, che una volta parlo d'amicizia, di che, certe volte parlo magari di cose più grosse, di politica, parlo delle scie chimiche effettivamente che hanno aiutato dell'aria e già è per l'attacco forte, quando ho detto le scie chimiche che passano l'aereo
e magari disse una parola che mai è successo nella mia vita, che alberi di olivo non hanno fatto una oliva, in senso che si cavano dell'albero, perché ci buttano il riservante, questo aereo che ci stanno ammazzando e ci stanno avvelenando a tutti, quelle scie chimiche. Vogliono che magari no, tu non fai olio non, e ne stanno ammazzando. Oggi, ieri, e vi faccio vedere le prove, che in campagna c'hai un albero d'olive di 7 anni che si è preso, ci ha pigliato il cancro, il timone, diciamo, come piglia i cristiani. Insomma, un albero che mi sta seccando solo, un albero d'olivo che è secolare, l'albero d'olivo. Ieri mi faceva pena, l'ho visto ieri e mi sono informato con un amico, dice no, ci è venuto, dice, una malattia. E come dice, un albero giovane. Allora, e altri alberi mi stanno morendo pure. Non so dell'aria cosa ci stanno buttando, in sostanza. E magari ci vogliono fare speculazione. Io faccio l'appello ora al ministro Salvini, veramente, che io stimo veramente, di provvedere a queste cose, perché ci stanno ammazzando a tutti, veramente. Io lo volevo dire l'altra volta, siccome per Dio fino dal discorso, queste scie chimiche che ci sono, è veramente, canietta, li stanno ammazzando, magari fanno esperimenti. Ora fra conto che butteranno i zanzari, perché devono vendere le cose dei zanzari, i zanzarieri, i sprite. Ora zanzare non ce n'è per camorra, manco uno, e fa caldo in questo momento. Ora le butteranno tutta una volta i zanzari, e tu sei privo e ti mai non mangia ciume, ti resta a chiedere in farmacia, a mettere la pomata, a fare la puntura, e un insieme di business, di soldi che spiego, da cattare la zanzariera, ma niente fa, sempre ti mozzaca la zanzara, va, parliamone chiaro, lo fanno apposta, purtroppo quando parlo di queste cose mi succedono l'attacco, ma hai a dire prima che qualcuno magari fa qualche cosa, lo devo dire, perché è un'altra cosa, l'altra giornata, ci sono i video, che un sogno, io lo dico, magari l'altro magari sottovalutano la situazione, dovete stare attenti, ci dobbiamo riballare. L'altra volta a Villa Rosa, a Enna, in Sicilia, ha chiovuto sabbia, non so se qualcuno sabbia, ha chiovuto sabbia. Lo sai che cosa è successo? Questa sabbia, quando pulivo la macchina, che puliziamo la macchina, che vittiva, c'era la sabbia capa la macchina, ha chiovuto sabbia andando, acqua mescata. Quando si mette la sabbia, pigliai una calamita, si è preso una calamita, da sabbia, che succede? Da sabbia, la calamita si è tirata da sabbia, non era sabbia, sono polvere di, come si dice? Allora, per attirarsi la calamita alla sabbia, è una polvere che è ferro, è qualcosa di ferretina, significa che hanno messo, non so che cosa esperimento stanno facendo. Allora, la sabbia, la calamita ha attirato questa sabbia, significa che ci sono, come si dice, polvere metallici, sparsi per tutta questa cosa. È una cosa, l'ho visto su YouTube, se andate a cercare. Qualcuno ha fatto questo esperimento, per dire la verità l'ho fatto pure io con Cicliriva, quando sono stato in campagna pigliai una calamita, è vero, se la sabbia si attaccava alla calamita, significa che quando è piovuto tutta questa acqua, sta sabbia, successo che la vedo so che stanno facendo, hai visto? La cosa è impressionante. Allora, io dico di stare attenti, ci sono queste cose che magari uno... Elena Mingrino, ciao cugina Elena, Caterina Polinesa, allora, Biris Nipetella, salutiamo Maria Randa, allora, sì Maria Randazzo, è così Salvatore mio, allora però, Salvatore mio, pizza, ulivo, allora, è pura verità. Io, siccome sto in campagna e vedo tante cose che non funzionano, c'erano i bigi rose, avevo le belle rose bellissime, mi stanno seccando le rose. Insomma, oppure che ti voglio dire, c'aveva un albero di pira, mi ha seccato l'albero di pira, purtroppo, e c'è l'acqua, ci metto bello io. Insomma, c'è mai successo della cosa. Ora,
Io dico una cosa, io faccio un appello veramente, veramente a Salvini, veramente a Salvini, veramente di controllare la vita quotidiana delle persone. O forse si massaia di sto mondo a qualcuno e ne vuole ammazzare a tutti, io non lo so. Io dico una cosa, di stare attenti di sta situazione. Allora, effettivamente come ho aperto il discorso lo chiudo. Salutiamo, allora io me ne devo andare, ci vediamo alla prossima con questo bellissimo... Allora vi auguro una buona giornata. Viva l'Italia! Un salutone! Allora, questo video voglio che verrà condiviso, il gruppo condivide, il gruppo... Un salutone, ciao Lilla! Un abbraccio a tutti! Dalla Rete dello Zenzero! Un abbraccio a tutti!